Paolo Esposito, facciamo il punto della ricostruzione dei 56 comuni del cosiddetto cratere sismico aquilano. Sì, diamo qualche numero, piani di ricostruzione sono 27, ieri abbiamo firmato Casteldieri, saranno 29 la prossima settimana perché firmeremo con l'Armele e Capitignano. Ne mancano la metà, contiamo di chiudere entro l'estate come da programma. E poi il numero dei cantieri? Sì, noi distinguiamo tra fuori e dentro perimetrazione a seconda del piano di ricostruzione. Abbiamo oltre 600 cantieri in questo momento aperti fuori perimetrazione, abbiamo superato i 200 cantieri aperti dentro perimetrazione, contiamo di arrivare dentro perimetrazione almeno 1000 cantieri entro la fine dell'anno. 1000 cantieri entro la fine dell'anno, per il cratere sismico qual è il fabbisogno economico? Stiamo viaggiando, ci siamo assestati a 50-60 milioni al mese, quindi direi a regime 500-600 milioni all'anno su competenza. La cassa normalmente è la metà. Questa è una nota dolente, ma soprattutto è stato fatto anche un calcolo di massima per quanto riguarda il fabbisogno complessivo, conferma il dato di 3 miliardi e mezzo circa? Sì, sulla privata attualmente proiettiamo 3,5 a regime su tutti e 56 comuni, con 800 milioni sulla pubblica. Poi stanno arrivando lavori per 80 milioni di euro, annunciato poco fa in convegno. Sì, parliamo solo di pubblica, in questo momento sui 126 milioni di per competenza stiamo lavorando con 80 milioni di cassa, in questo momento i comuni ci stanno facendo pervenire circa 150 progetti preliminari relativi a opere pubbliche, case comunali, sottoservizi, cimiteri, edilizia residenziale pubblica. E poi ci sono le case comunali, i centri polivalenti, i palazzi storici, pare ci sia anche la Torre di Santo Stefano, finalmente in fase praticamente avviata. Sì, questo è un bel messaggio, quando siamo a Roma spesso ci chiedono della Torre Medicea, è arrivato il progetto, in questo momento è sotto visione della sovrintendenza, noi abbiamo questa somma accantonata, credo che superi 2 milioni, nel momento in cui arriverà l'ok anche dalla sovrintendenza cominceremo a sbloccare le somme per il comune sperando di fare veloci gare da parte del territorio. E quanti sono le case comunali che state ricostruendo attualmente? Edilizia residenziale pubblica, un numero che in questo momento mi sfugge, è abbastanza cospicuo, sono mi pare una ventina di edifici complessivi. Sì. Ha senso ricostruire questi meravigliosi paesi del cratere sismico tenendo conto che molti di questi paesi si stanno spopolando già prima del terremoto? Cioè, voglio dire, non basta l'edilizia. Rispondo da abruzzese, ha molto senso, io sono spesso lasciato l'Abruzzo per motivi di lavoro e la bellezza di questi luoghi necessita di ogni tipo di sforzo. Noi pensiamo alla ricostruzione fisica, il tavolo dei sindaci sta già pensando a progetti di sviluppo e a progetti che facciano rimanere le persone all'interno del territorio.